Ogni anno ci viene riproposto questo percorso, questo concorso e questa premiazione proprio per sottolineare come il Toniolo sia stato importante, e lo è ancora, per questo territorio e per come è riuscito a condizionarlo, a influenzare in qualche modo la cultura di un territorio. Noi sotto il termine cultura mettiamo tante cose. Ecco, il Toniolo è stato capace proprio di dare il suo apporto al a questa cultura e a questo territorio, per cui continuiamo in questo percorso. Ci sono tre motivi particolari di soddisfazione per questa settima edizione del premio Giuseppe Toniolo 2022, qui a Pieve di Soligo. Il primo, proprio viene consolidato il dato di questo premio, abbina stabilmente ormai Pieve di Soligo come piccola capitale tonioliana a livello nazionale. E noi siamo molto soddisfatti per le presenze, la partecipazione, l'interesse, il rilievo che questo premio ormai ha assunto. Secondo aspetto, quest'anno noi ci rivolgiamo in modo particolare ai giovani, perché vogliamo dare un segnale particolare rispetto all'esperienza anche della pandemia e del post-pandemia. Cioè abbiamo delle buone pratiche, in particolare premiamo i giovani ragazzi di Cappella Maggiore, di Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, e quelli delle superiori di Motta Livenza, che sono state bravissime guide dell'arte sacra nel loro territorio. Quindi ci sembra un segnale davvero importante di fiducia e di speranza rispetto alle giovani generazioni. Terzo aspetto, credo che in questa diocesi, che quest'anno ha due nuovi beati, e Padre Spessotto e Papa Albino Luciani, credo che nel decennale Toniolo noi confidiamo che questa terra, che è feconda di ispirazione, di spiritualità, possa diventare sempre più stabilmente un punto di riferimento anche per il mondo cattolico. Pieve di Soligo ospita con piacere questa edizione del premio Giuseppe Toniolo e l'amministrazione comunale finanzia il premio Giovani già da qualche anno. È un grande onore ospitare in auditorium comunale Battistella Moccia l'evento conclusivo di premiazione dell'evento del premio Giuseppe Toniolo. Complimenti a tutti i premiati, i vincitori, e un augurio in questo periodo di guerra che le parole e l'insegnamento di Giuseppe Toniolo possano essere ascoltati e si vada verso la pace. Ricevo questo premio anzitutto con grande gratitudine a chi mi ha consentito di riceverlo, quindi anzitutto la diocesi di Pisa che mi ha commissionato la ricerca e tutti coloro che l'hanno favorita, e poi certamente con grande gratitudine a chi me l'ha dato qui a Pieve di Soligo, in qualche modo creando una sorta di ponte nella vita di Toniolo tra i luoghi da cui originario e i luoghi dove ha insegnato per 40 anni. E poi anche come una sorta di stimolo a continuare il mio lavoro di storico della Chiesa, e di scavare temi che in qualche modo, se uno va davvero a fondo, hanno qualcosa da dire anche al nostro oggi, nonostante siano eventi di 150 o 100 anni fa.